Doveva essere un netto no al progetto della Colacem di bruciare oltre al carbone anche un combustibile da rifiuto. E invece il Consiglio provinciale di Lecce ha scelto una linea di compromesso. Sentiamo quale. La Colacem di Galatina potrà bruciare combustibile derivato dai rifiuti a due condizioni sostanziali. La prima è quella di non peggiorare qualitativamente e quantitativamente le attuali emissioni derivanti dalla combustione di carbone. La seconda è che dovrà essere tranquillizzante il responso delle rigorose verifiche tecniche su aria, acqua e sottosuolo che la provincia farà nella zona del cementificio. Insomma, è un via libera condizionato quello di Palazzo dei Celestini, anche se alla vigilia del Consiglio sembrava dovesse essere un no netto, messo nero su bianco dall'ordine del giorno dei consiglieri di maggioranza Roberto Marra e Salvatore Polimeno. A far sgretolare le certezze dell'Assise e della Commissione Ambiente, la presa di posizione di Adriana Poli Bortone, che ha posto la questione della mancanza di legame oggettivo tra le emissioni della Colacem e le crescenti neoplasie della zona. Indubbiamente bisogna tener conto delle preoccupazioni delle popolazioni, ma sarà cura anche dell'azienda, così come è scritto nell'ordine del giorno che abbiamo approvato all'unanimità, di dare le rassicurazioni rispetto alle eventuali emissioni di CO2 in più. Alla fine cade l'ordine del giorno Marra Polimeno e passa l'emendamento condiviso dai capigruppo. Abbiamo previsto il massimo rigore nel rilascio di qualsiasi tipo di autorizzazione, abbiamo chiesto che ci sia un monitoraggio H24 della situazione, che sia, possa rendere pubblico, e soprattutto chiediamo che nel caso in cui l'iter amministrativo dovesse andare avanti positivamente, che si possa e si debba tener conto di quello che è lo stato attuale del suolo, del sottosuolo, dell'aria.